Radio Chat, solo su Radio Esercito. Ben ritrovati su Radio Esercito insieme ad Anna e Manuel, oggi per Radio Chat, regista, sceneggiatore, attore, scrittore, conduttore televisivo e radiofonico. Nasce nel 1972 a Palermo. Per il cinema inizia lavorando al fianco di Franco Zeffirelli in Un tè con Mussolini e di Marco Tullio Giordania ne I cento passi. Debutta la regia cinematografica dirigendo il film La mafia uccide solo d'estate, in cui è anche interprete e autore, vincendo proprio con questo film il David di Donatello e il Nastro d'Argento come miglior regista esordiente, il David Giovani e il Nastro d'Argento per il miglior soggetto, aggiudicandosi inoltre l'European Film Awards per il miglior film commedia. Autore inviato prende parte al programma Le Iene. Successivamente dà vita al suo primo programma individuale, Il Testimone. Nel 2014 prende parte al Festival di Sanremo curando l'anteprima di ogni serata di Kermesse. Su Radio 2 conduce il programma I Provinciali con Michele Astori e nel 2016 torna alle Iene come conduttore al fianco di Nadia Toffa. È autore di Che Dio perdona tutti e Io posso, Due donne sole contro la mafia. Ai microfoni di Radio Esercito abbiamo il piacere di avere con noi Piff. Ciao Piff, come stai? Ciao Piff. Leggendo tutto questo che ho fatto, mi sembra di capire che sto veramente invecchiando, ecco, è la sensazione che ho avuto. Beh, hai fatto tantissime cose, le volevamo ricordare più o meno tutte, sicuramente qualcosa c'è sfuggito. Esatto. No, sì, è che purtroppo c'ho la crisi che il prossimo anno faccio 50 anni, quindi faccio tutte queste considerazioni da persona che ha capito che non è più ragazzo, banalmente la crisi da cinquantenne. Anche perché sappiamo che hai fatto un servizio con noi, non è la prima volta che infatti hai a che fare con l'esercito, hai fatto un servizio con noi per Caro Marziano. Sì, con... sì, con Soffiata Interna dall'esercito che ci aveva suggerito di fare questo servizio, che era bellissimo, a me l'idea di che ci sia gente che si getta da un aereo per prendere col tacco un cerchio rosso di, non so, di anche se non so, 30 centimetri e si incazza e si arrabbia se lo sfiora di 5, mi sembrava molto interessante. Ti ha stupito insomma questa cosa? Sì, cioè, a me sembrava già un miracolo atterrare sano e salvo, invece loro si lamentavano di aver per 5 centimetri non aver preso il cerchio rosso. Noi Piff ti chiamiamo così, ma in realtà il tuo vero nome è Pier Francesco Di Liberto, tutti ti conosciamo sì. Come Piff, come nasce questa idea? Ma in realtà nasce perché facevo Le Iene come autore ancora, e la Iena stava facendo un servizio con Marco Berri, abbiamo preso un pullman dalla stazione centrale di Milano per andare fino a Casablanca per così documentare questo viaggio, e sono salito che ero Pier Francesco, sono sceso che ero Piff. Ah, è nato perché da lui? Sì, così, e poi in redazione si è diffuso questo soprannome e ormai c'è gente molto intima che non sa esattamente come mi chiamo realmente, perché ormai ha preso piede, ma così non potevo neanche oppormi perché ormai era andata, insomma. Giusto mia madre mi chiama Pier Francesco ormai. Giustamente. Ma ti piace questo soprannome, questo Piff oppure... Sì, allora, sarebbe stato bello se fosse stato un nomignolo da bambino, invece avevo quasi 30 anni. Giusto. E poi la cosa imbarazzante è che se per lavoro devo chiamare, che ne so, il procuratore, ma anche un pezzo, che so, anche se devo chiamare, devo contattare l'esercito. Allora, se io mi dico ciao, sono Piff, salve, sono Piff, se mi conosci, è bene, se non mi conosci, dice questo è cretino, perché è uno che si presenta così. Però magari Piff, tu mi conosci e sai cosa faccio ed è tutto... Cioè magari non parliamo subito, sai che lavoro faccio e quindi le cose sono più facili. Giusto, giusto. Ma a proposito proprio del tuo lavoro, sei autore televisivo, sceneggiatore, regista, scrittore, autore, conduttore televisivo e radiofonico. Qual è il ruolo che ti piace di più? Ma sicuramente il mio sogno era cinema, fare il regista cinematografico e quello rimane. E poi andando in video, cosa che io non ho mai previsto, si sono aperte mille strade, quindi io le percorro tutte, perché poi alla fine più che il mezzo, cioè il mezzo è importante, però secondo me penso sempre che è importante avere qualcosa da dire.
poi devi scegliere il mezzo di comunicazione migliore. Pif, ti sei sempre schierato a favore dei più deboli e degli oppressi, facendo loro un po' da megafono. Qual è il tuo rapporto con la Sicilia e soprattutto con la gente della tua terra? Ma guarda, la verità è che quando diventi famoso incominci a pensare di essere impotente, di poter cambiare le cose. In realtà non è proprio così, però certe volte qualche gol lo fai. E allora quando ti capita, cioè io sono cosciente che faccio un lavoro che, essendo un personaggio pubblico, se succede una cosa a me, nel bene o nel male, ho la possibilità di raccontarlo a tutti quanti e avere una certa risonanza, poi più o meno grande a secondo di chi sei. E quindi questo è una responsabilità in qualche modo, cioè devi gestirla, secondo me, non puoi essere indifferente. E quindi quando vengono alla Sicilia, come ora, Sicilia terra bellissima, ma ha qualche problemuccio, quindi quando mi è capitato di avere qualcuno che mi si presenta o vedere una cosa palesemente ingiusta, ho cercato di gestire da questa responsabilità che avevo e l'ho usata per cercare di risolvere qualche problema. Alcuni problemi, cioè qualche cosa l'abbiamo risolta, perché poi io alla fine sono, come dire, io faccio soltanto il tocco finale per mettere in porta, però insomma la palla è partita, parte sempre dal fondo campo, quindi io non voglio essere leader di una lotta, io voglio partecipare alla lotta con quello che posso fare. Io posso e tu no, perché io sono lo Stato e tu no. E questo è il tuo messaggio finale del tuo ultimo libro, Io posso, due donne sole contro la mafia. Spiegaci un po' cosa significa esattamente e come è nata l'idea di questo libro. Ma appunto, ritornando al discorso di prima, avevo seguito la storia di queste sorelle Pilliu, che avevano delle palazzine in Piazza Leoni a Palermo, e che 30 anni fa un costruttore legato alla mafia aveva deciso di abbatterle spacciandosi per proprietario, perché voleva costruire un palazzo di 9 piani, cosa che poi ha fatto, e lo Stato ci ha messo 30 anni prima di stabilire la verità, cioè prima di dire che le palazzine erano delle sorelle Pilliu e non di questo costruttore. Le sorelle Pilliu dopo 30 anni hanno in teoria vinto la causa e quindi dovrebbero ricevere 780.000 euro, ma non le prenderanno mai, perché lo Stato ha sequestrato tutto a questo costruttore. E qualche mese fa lo Stato si è fatto vivo mandando una lettera alle sorelle Pilliu dicendo: ci dovete dare il 3% di questi 780.000 euro, che non riceveranno mai. Quindi ingiustizia su ingiustizia che dura da 30 anni, proprio per quel motivo che ti dicevo. Io e Marco Lillo abbiamo deciso di scrivere un libro e raccontare questa storia, però la differenza è che è un libro, diciamo noi per scherzare, che non si può spoilerare il finale, nel senso che noi abbiamo raccontato la storia, ma il finale lo possiamo costruire noi, proprio scrivere anzi, perché abbiamo deciso di cedere i nostri diritti, il diritto d'autore, tutti i ricavi che potremmo prendere noi, li cediamo, e con i soldi che riusciamo a ottenere con la vendita del libro, pagare noi questa tassa del 3% che le sorelle Pilliu dovrebbero pagare. Come dire, quando lo Stato, fatto dalle istituzioni, non riesce a risolvere un problema, anzi lo complica, ricordiamoci che anche noi siamo lo Stato, fatti da cittadini attivi, e quindi possiamo cambiare le cose. E questa cosa è bella, perché veramente possiamo farlo, perché non solo lo possiamo fare, ma si può vedere, perché l'altro obiettivo è ricostruire quelle casette per dimostrare che ogni tanto, anche a Palermo, anche in Italia, lo Stato fatto da cittadini può vincere la mafia, la corruzione, l'omertà. Bellissima questa iniziativa. Ricordiamo allora il titolo del libro, Io posso, due donne sole contro la mafia, di Pif. A luglio invece partirà su una piattaforma televisiva la nuova stagione di Il Testimone. Ci puoi anticipare qualcosa? Avrà lo stesso format? L'1 luglio scorso è andato uno speciale della puntata del Testimone su Giulio Regeni. In autunno partirà la nuova serie, perché in questi giorni sto girando le altre puntate, quindi in autunno su Sky Documentary, che è questo nuovo canale Sky, andrà in onda sette puntate del Testimone di quest'anno, che saranno compresa quelle di Giulio Regeni.
purtroppo per colpa del Covid non sono riuscito a fare uno di quei meravigliosi viaggi che faccio di solito, scroccando i soldi a Sky, andando in giro per il mondo, però, però ci sono puntate molto belle. Rimaniamo in Italia, ma puntate secondo me molto, molto belle, mi hanno molto preso. Ne approfitti per girare un pochino l'Italia, dai, invece che l'estero? Sì, almeno sì. No, è che sai, il bello del testimone era riuscire ad andare in paesi che magari tu conoscevi un pochino, che so, il Bhutan, il Groenlandia, però non avevi mai approfondito. Invece ci vado io per te. Ma mi è capitato un sacco di volte di gente che mi ha scritto che, dicendo che, o mi ha mandato foto dicendo che ha deciso di partire e andarci pure lui, oppure una ragazza a Punta Reis, mentre facevo la fine del Metal Detector, si gira e mi dice: sai Piff, sto andando a cercare lavoro a Dubai perché dopo aver visto la tua puntata. Quindi comincia ad avere anche una certa responsabilità, esatto, nel parlare dei paesi dove vado. Al centro delle tue produzioni, siano esse cinematografiche o letterarie o di conduzione televisiva, c'è sempre la denuncia alla mafia e alla lotta alla mafia. Che difficoltà hai incontrato nello svolgere il tuo lavoro? In realtà non ho avuto grossi problemi dal punto di vista della mafia, nel senso che poi io ho sempre parlato di una mafia passata, sconfitta, perché questo poi non ce lo dobbiamo dimenticare, perché la mafia di Corleone, di Totorina, è stata sconfitta dallo Stato, poi con zone un po' grigie in periodo, però insomma l'abbiamo sconfitta anche perché lo Stato ha capito, forse la nuova generazione di poliziotti, di carabinieri, insomma, ha fatto la differenza. Lo Stato è molto più preparato rispetto a prima. Io le mie difficoltà le ho avute non tanto dai politici, ma da chi temeva la politica, nel senso che io sono molto fiero di non solo di parlare di mafia, ma di fare nome e cognomi sia dei mafiosi che dei politici collusi. E questa cosa, insomma, come potete immaginare, non è che proprio in Italia si festeggia quando arriva uno e ti dice tutto, ti fa nomi e cognomi. E quindi io non ho avuto problemi dalla mafia, poi neanche dalla politica veramente, però diciamo che ho avuto la sensazione che un po' sul lavoro me l'hanno fatta pagare, però niente di grave perché sono qua che continuo a lavorare, quindi va bene così. La verità è il cittadino fuori dalla mafia che però in qualche modo in maniera più o meno diretta è colluso, e quella è la cosa che ti delude di più. Piff, grazie tantissimo per le parole che hai speso contro la mafia, perché fanno sempre emozionare anche noi. Per concludere questa intervista, ai nostri ospiti chiediamo sempre una canzone da poter dedicare. Da fan e da corregionale, una canzone di Battiato, Strade Parallele, lì esce tutta la Sicilia, proprio nel sentite tutta la sicilianità, tra l'altro tra due cantanti meravigliosi come era Giuni Russo e Battiato. Ecco, questa è la canzone che mi piacerebbe sentire. Perfetto, grazie, ringraziamo ancora Piff per essere stato con noi ai microfoni di Radio Esercito insieme ad Anna e Manuel, grazie davvero tanto. Grazie a voi e con la promessa che ci risentiamo, grazie. Radio Chat, solo su Radio Esercito.